10 uomini contro 11 e trovate appunto, penso, abbastanza un merito. Qual è stato il vostro segreto oggi? Segreti non ce ne sono, insomma, queste sono partite difficilissime da affrontare con molta attenzione, con molta determinazione. Insomma, certo l'espulsione dopo 10 minuti ha complicato sicuramente la gara nostra, per come l'avevamo interpretata, volevamo fare un altro tipo di partita. L'espulsione sicuramente ci ha condizionato, abbiamo dovuto modificare, giocare un po' d'attesa, insomma, per come è andata. Poi siamo stati bravi a sfruttare una ripartenza e abbiamo fatto gol e ci siamo messi lì, insomma, abbiamo sofferto un pochino, ma tutto sommato perché abbiamo meritato di vincere. Sei arrivato da 10 giorni sulla panchina dell'Argentina, la seconda prestazione positiva dal punto di vista della grinta del carattere. Hai saputo trasmettere, insomma, da questo punto di vista già qualcosa di importante. Sì, sì, ma non voglio attribuirmi tutti i meriti di questo, insomma, la squadra è una buona squadra, sono ragazzi attenti, sono professionisti, si allenano con attenzione, mi danno ascolto, insomma, fino adesso sono contento. State attraversando una fase di campionato difficile con tutte le squadre, diciamo, di alta classifica, avete fatto 4 punti in 2 partite, adesso avete il Savona. L'obiettivo è quello di continuare su questa strada? Vabbè, se possibile. Sicuramente queste sono le mie intenzioni, quelle dei miei giocatori, insomma. Come detto, lui ci aspettano tante partite difficili contro squadre importanti, questa era la seconda, abbiamo fatto 3 punti importanti per la nostra classifica e per il morale, insomma. Speriamo di continuare così.